casa nostra, è l'Italia, è la cosa più bella che ci sta. Più termine che ho mai paese del mondo. Te ha detto di più. Qual è la cosa più bella di questo paese? Il paese vecchio. Il nostro paese vecchio, la cosa più bella. E la cosa più brutta? Questa gioventù che ci rompe tutte le sere, che ci distrugge tutto, tutte le mie piante distruggono. Yeah. Festeggiate oggi l'Unità d'Italia? Sì, io e mia moglie. E come? In qualche modo festeggiamo. Qual è la cosa più bella che ha l'Italia? A tutto l'Italia. Brava gente, i monumenti, queste cose qua. E la cosa più brutta, quella che vorreste eliminare? Beh, non dipende da me, vorrei eliminare un po' i terremoti, tutto quello che sta succedendo in Giappone, ma non dipende da noi. Ecco, vedi? Questo è un grembiule. Davvero? Sì. E non c'è da cacciare un grembiule. Siete contenti di essere italiani? Certo che siamo contenti, siamo contentissimi di essere italiani, perché l'Italia è il paese più bello del mondo. Anche se, diciamo, questo periodo non è proprio dei migliori, comunque... Perché? Perché sì. Ma non facciamo politica inutile, però va bene. Ma la cosa più bella dell'Italia? Tutto. La pizza. Soprattutto la pizza. E la cosa che cambieresti? La cosa che cambierei? Niente. Buon Fabio. È bella. Non si cambia niente dell'Italia. Sono una grandissima cosa che in questi tempi qualcuno sta cercando di oscurarla, di abolirla, questa in sintesi il pensiero. E quindi oggi cosa si festeggia? Si festeggia il giorno di comandante dell'Italia, l'unità dovrebbe, siamo tutti italiani e siamo contentissimi di esserlo nonostante questo che sta succedendo. Però purtroppo viviamo dei tempi non facili, che senza entrare nel politico, ma ci entriamo, proprio di questo parlavamo. È normale che in un governo ci sia un signore che sputa sulla bandiera, che non presenzia a tutti i festeggiamenti delle istituzioni. Ma non è un signore, è una bestia. Io chiamata signore perché è un eufemismo, insomma, signore. Quindi Fratelli d'Italia oggi, ma loro si sentono anche fratelli dei leghisti. No, io non mi sento fratello dei leghisti, perché loro non si sentono fratelli a noi. Solo da un punto di vista religioso, insomma. Leghisti. Cioè, non siamo noi che non ci sentiamo, sono loro che non si sentono fratelli a noi. È diverso il concetto. E loro si sentono contenti comunque di essere italiani? Esatto, contentissimi, orgogliosi. Siamo orgogliosi, nonostante tutto. Con tutti i pro e i contro, insomma. La cosa più bella del nostro paese? La cosa più bella dell'Italia. Anche la bandiera. Quella invece, diciamo, meno bella. Che meno bella l'amministrazione, le varie amministrazioni. La Padania, una tranquilla. È coloro che la vallano, quello che dicono. Fare tutto, io vedo lui, lui sa uscire. E festeggia? Sì, a casa, con i miei. Ha anche affisso una bandiera? Sì, a casa. Qual è la cosa più bella dell'Italia, secondo lei? L'unità. E speriamo che duri. È contento di essere cittadino italiano? Ma certamente. Scusa, allora, in che mondo viviamo se non si rispettano cose le nostre radici? Oggi è l'unità d'Italia e dobbiamo essere orgogliosi della nostra patria. Poi ci sta della gente che purtroppo non è convinta, ma a me non è che tanto non è convinta quella gente del nord, perché ci sta molta gente del sud che da 40 anni, 50 anni sta al nord, sarebbero pure i nostri parenti, e sono diventati leghisti pure loro. Vergogna, è una vergogna proprio sul vero senso delle parole, per non dire altre parole. Lei si sente comunque fratello di queste persone? Ma certamente siamo fratelli. Certamente siamo fratelli, purtroppo ci hanno un po' la testa bacata per gli affari loro. La cosa più bella dell'Italia, l'Italia è bella in sé per sé, per tante cose, per l'agricoltura, mari, mondi, colline, tutto. L'Italia è bella, e se noi
non la rispettiamo, non la rispettiamo, perché è come quel detto che dice l'erba del vicino è più verde della mia, ma non è vero niente. Noi abbiamo tutto in Italia, però ci abbiamo una cosa sola, che sappiamo solo dirle male. Non la rispettiamo, va più rispettata. E lei è contento di essere cittadino italiano? Soprattutto. Perché soprattutto? Soprattutto cittadino italiano, contento di essere cittadino italiano. Qual è la cosa più bella dell'Italia? La bandiera. La cosa che mi piace forse perché sono anche amante del calcio, quindi sono cresciuto con l'idea della bandiera italiana come simbolo di unità d'Italia, quindi mi piace, la bandiera mi piace assai. Invece la cosa che le piace di meno? Non ci sono, forse la Lega, la cosa che mi piace di meno dell'Italia in questo momento. Che vuol dire oggi essere orgogliosi di appartenere all'Italia? Beh, è una domanda difficile e imbarazzante per molti italiani che questo non lo avvertono e non lo sentono. Beh, diciamo che la prima cosa che invece dovremmo essere, di cui dovremmo essere orgogliosi è proprio l'essere cittadini italiani ed essere tutti insieme cittadini italiani e riconoscere questo senso di unità, senso della quale non si va da nessuna parte, insomma, soprattutto in una realtà quale quella oggi, per quanto globalizzata, ha bisogno necessariamente di avere tutti i cittadini insieme, uniti, per fronteggiare tutto ciò che c'è da fronteggiare. L'esempio del Giappone potrebbe essere in questi giorni evidente. I giapponesi sono tutti quanti uniti per affrontare la tragedia che interessa loro, ma interessa purtroppo anche direttamente noi, insomma, col discorso delle centrali nucleari e tutto il resto. Quindi è questo il discorso che andrebbe letto, che andrebbe come dire, introitato in ognuno di noi. Riflessioni che dovremmo fare e che dovrebbero portarci, come dire, a leggere in questa giornata la necessità di ritrovarsi tutti quanti cittadini italiani. Come festeggiate oggi l'Unità d'Italia? Oggi è una giornata così, diciamo un po' come le altre, una festa un po' nuova, quindi un po' siamo un po' così, non sappiamo neanche le cose fare, comunque in famiglia, unità, uniti. Avete anche esposto la bandiera? Sì, abbiamo esposto la bandiera. Qual è la cosa che più vi piace dell'Italia? Quella è la cosa che ci piace più dell'Italia, vabbè, l'Italia è tutta bella. Bella dalla storia, dalle coste, il turismo, ce la invidiano tutti un po', no? La cucina, quindi dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani. Cosa fanno gli italiani? C'è un troppo stile spalla, non portano pure due. Ma perché vai in giro con la bandiera, con il tricolore oggi? Perché 150 anni dell'Unità d'Italia, 150esimo anniversario. E sei orgoglioso di essere italiano? Ah, mi serve. O il minimo. La cosa migliore di questo paese qual è? La cosa migliore di questo paese è che ognuno è libero di fare quello che vuole e io posso andare in giro con la bandiera a andarmene in giro. Che abbiamo stile. Hai fatto la coccardina. Signora, ha vestito con i colori dell'Italia, sì. Sua figlia oggi. Si è voluta vestire lei però, ha fatto tutto da sola. Dai. È una festa molto sentita, pur essendo la prima volta? Sì, diciamo. Diciamo di sì, va. Sì. Vieni, dai, stai un po' dritto, papà, di guarda. Sì, perché noi non siamo molto... Niente, mi sembrava che valesse la pena festeggiare una occasione così importante, insolita, poi capita una volta, quindi... Quindi lei è contenta di essere cittadina italiana? Assolutamente, sì. Ci sono tanti difetti della nostra patria, però anche tante cose belle, quindi insomma, sì, io sono contenta di essere italiana. Che cosa spera di cambiare di questo paese? Diciamo più attenzione nei confronti dell'ambiente, perché l'inquinamento insomma è un problema per tutte, per le generazioni future, per noi, per cui secondo me un'attenzione maggiore ai problemi dell'ambiente potrebbero essere anche una chiave di volta in positivo rispetto al nostro futuro, insomma, anche per loro, anche per tutti.
vale 7 pesi. È orgoglioso di essere italiano? Sì. Come festeggia oggi? Beh, veramente siamo andati tutti quanti che alle 500, ognuno ha preso le 500 sua e siamo andati tutti quanti in giro, Termoli, Campomarino, e siamo tornati. È stata una bella giornata, tutti quanti con le bandiere, tutti quanti con le 500. Ma siete di Termoli? Io sono di Siracusa. Ah, arriva sì, da Siracusa? No, no, abito a Termoli. Però sono di Siracusa. E la sua 500 qual è? Sempre quella lì in fondo, quella rossa lì. Che c'è scritto proprio dall'Esticino con furore, Molise con amore. Come festeggia oggi? Ma molto semplicemente in famiglia e godendomi quest'aria di festa che spero che ci sia in tutta Italia, non solo a Termoli, quindi soprattutto anche al nord. Molto. E certamente non è che serve questa giornata per essere orgogliosi di essere italiani. Molti qualche anno fa andavano in America perché pensavano di trovare chissà cosa di meglio. Io invece sono convinto che oggi come oggi l'America sia qua, sia rappresentata proprio dall'Italia e dal poter vantarsi di essere italiani. C'è qualcosa che cambierete dell'Italia? Quanto tempo abbiamo? Qual è la cosa più bella dell'Italia? L'italianità, il senso di coesione che comunque questo popolo ha in ogni caso, nonostante le difficoltà e i problemi. E invece la cosa peggiore? Forse la disoccupazione dei giovani e la malavita. Lei è orgoglioso di essere italiano? Assolutamente sì. Chi vi piace di più dei nostri tre eroi del Risorgimento? Mazzini.